Nuovo sit-in dei lavoratori della Tercop, la cooperativa sociale che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento in diversi punti della città di Teramo. Protesta dovuta a loro dire dall'impossibilità di coprire tutti i costi di gestione del servizio, soprattutto a seguito delle continue riduzioni di stalli, ai quali si sommano le perdite di ricavi causate dalle restrizioni anticontagio. Sulla vicenda è intervenuto l'assessore Verna, che ha incontrato una delegazione della cooperativa per fare il punto e trovare una soluzione. Il problema non nasce soltanto dagli ultimi mesi, dove con queste riduzioni abbiamo perso circa 20.000 euro. Ma noi queste sottrazioni, che risalgono al 2010, continue, abbiamo perso circa 800.000 euro. E per non chiudere la cooperativa, noi sono 10 anni che rinunciamo, 26 persone, 26 famiglie rinunciano alle tredicesime, alle ferie pagate, appunto per l'atteggiamento proprio incomprensibile da parte del dirigente, che aveva l'indicazione nel 2012 delibere di giunta di aumentare il numero degli stalli. Quindi praticamente non solo non ha fatto questa cosa qua, e quindi poi ci ha comportato ovviamente il debito maturato, eccetera eccetera. Abbiamo chiesto di quantificare questa situazione alla Tercop. C'è in itinere da diverso tempo tra Comune di Teramo e Tercop una questione di dare e avere per situazioni pregresse. Si mette su un tavolo, si quantifica, non ci sono problemi, ma già questo è stato chiesto dagli uffici direttamente alla Tercop. Aspettiamo che la stessa cooperativa ci dia queste informazioni per poi procediamo insieme, fino a quando adesso arriviamo ad una, sappiamo che c'è un project in corso, c'è una gara pond in corso, stiamo cercando di dare una sistemata un disordine amministrativo che si è aggravato negli anni. Speriamo il prima possibile di arrivare a un ordine amministrativo dovuto per questa città. Nel nuovo bando che verrà fatto anche nella gara ponte, i lavoratori che oggi sono presenti alla Tercop verranno assorbiti da chiunque vincerà la gara? Assolutamente sì, è stato il nostro chiodo fisso dall'inizio ed è stato un obiettivo di questa amministrazione, dal sindaco alla giunta, garantire questi posti di lavoro. Chiunque vincerà questo project garantirà il livello occupazione pieno a tutti i soci della cooperativa Tercop.